Quinta corsa, premio Ferlitix, sono in 5 dopo il ritiro di Black in Black col numero 4, lo schieramento 1 Brooklyn Lux, Antonio Di Nardo, 2 Brenno Laumar, Vladimir Pribic, 3 Bariama, Federico Esposito, 5 Boston Trio, Marco Stefani, 6 Blasco Real, Enrico Bellei. Stacco della macchina, velocissima, Bariama cerca di scavalcare Brooklyn Lux, vediamo se riesce la manovra, Federico Esposito, sì, scende alla corda davanti alla Brooklyn Lux, di fuori Blasco Real che è partito veloce ma ora è rimasto all'esterno per la presenza all'interno di Boston Trio, poi Brenno Laumar, 200 metri in veloci in 14 e mezzo. Con in vantaggio Bariama su Brooklyn Lux, poi sempre Blasco Real all'esterno, 400 in 38, con Federico Esposito che ha subito ridotto il ritmo con la figlia di Varen. Di fuori Blasco Real, poi vediamo, accenna a spostare Marco Stefani, poi rimane lì, intanto 600 metri in 46,7. Siamo al passaggio davanti alle tribune, sempre Bariama su Brooklyn Lux, Blasco Real all'esterno, Boston Trio e Brenno Laumar. Posizioni ormai immutate, giro in 1 minuto e 9 decimi con sempre in vantaggio Bariama, Federico Esposito, Blasco Real nella posizione peggiore all'esterno, Brooklyn Lux che per il momento non ha la destra libera, poi Boston Trio che accenna a spostare all'esterno in... Chiude il quintetto Brenno Laumar, intanto sempre in vantaggio Bariama in controllo, Federico Esposito tiene chiuso Brooklyn Lux che forse è l'avversario in questo momento più pericolosa. Blasco Real ancora coraggioso all'esterno su Boston Trio che viene sollecitato, poi Brenno Laumar, posizioni immutate con sempre in controllo la femmina di Alessandro Gocciadoro con insulchi Federico Esposito, Brooklyn Lux attende l'open stress, Blasco Real ancora all'esterno, poi Boston Trio, ultima curva passata in 14,4, retta d'arrivo con Bariama che cerca lo stacco, di dentro si butta Brooklyn Lux all'esterno, Boston Trio che forse ha un piccolo agganciamento, ultimi metri, Brooklyn Lux riesce a trovare il varco e Brooklyn Lux viene a vincere su Bariama e Boston Trio che ha avuto forse un piccolo... Arresto, forse un contatto fra rotabili, 28,9 a chiudere, 1,14,3 la media al chilometro, la vittoria per Brooklyn Lux, la figlia di Fromabow con Antonio Di Nardo al doppio in giornata, vediamo che infila all'interno Bariama e resiste al gran finale di Boston Trio che può essere soltanto probabilmente terzo su Blasco Real che ha comunque corso più che bene anche lui. Ma la vittoria per Brooklyn Lux e Antonio Di Nardo, il treni di Gennaro Casillo, i colori di Raffaele Cantelli.